Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Mi ritrovo a dover cambiare in maniera molto brusca argomento rispetto al video precedente. Volevo alleggerire un po' la posta dopo aver parlato di Annalisa Minetti e di quello che riguardava anche me, anche se nulla di paragonabile, ovviamente. Ma credo, mio malgrado, che sia arrivato il momento di appesantire ancora una volta la questione. Perché uno dei motivi è che la mia raccolta fondi è ferma. Ciò vuol dire che non sta girando. Non sta venendo condivisa e in ultimo non stanno avvenendo donazioni, però capisco che il momento economico è quello che è, non voglio giudicare chi non dona, però dico io, se in media abbiamo 50, 80, 100, 200 contatti, che non ce ne sia uno che non possa aderire all'iniziativa mi sembra un po' esagerato. A cosa serve questa raccolta? Questa raccolta serve per il futuro. Perché io e le ragazze e i ragazzi di Liberi di Fare sosteniamo la libertà di scelta per il futuro delle persone disabili, qualsiasi tipo sia la loro disabilità. Di qualsiasi tipo, scusate per l'italiano. E al momento il futuro delle persone disabili è la struttura. Ho la residenza sanitaria assistita, alias RSA. Io e molti altri come me non vogliamo questo. Faccio anche parte di un gruppo Facebook che si chiama Invalidi Civili Uniti, che cercherà di portare queste richieste al nostro governo. Questa ed altre richieste. Ma perché faccio nuovamente questo video che avevo annunciato anche a qualcuno in privato? Perché è arrivato il momento, mio malgrado, di spingermi oltre. Spingermi oltre, mettermi a nudo, mettermi in gioco e dire che la mia ricerca non è solo prettamente economica, ma arrivati a questo punto anche di trasferimento vero e proprio. Io ho bisogno di costruire il mio futuro adesso partendo dal presente. Non posso continuare a stare in una città per sempre che dà lavoro solo agli stagionali, ai raccomandati e agli iscritti a qualche partito politico. Questo come motivo principale. In più, sicuramente non va bene alla mia psiche continuare a stare in una città dallo stampo fortemente abilista dove non riesco a trovare un cane che mi dica andiamo a mangiare la pizza al sabato sera. Io per ovviare il sabato sera mi guardo Maria De Filippi per vedere un po' di umanità, per vedere qualche famiglia che si riunisce o che magari è già unita e ne approfitta per dirsi ti voglio bene. Così ora sapete anche questo. Non posso più stare in una città che non mi permette di vivere da solo, se non alle loro condizioni, ossia sbattermi in un alloggio popolare. Io, che se non ho qualcuno subito pronto, non mi alzo nemmeno dal letto e sono anche disoccupato. Gli operatori sociosanitari, gli assistenti di base, gli operatori socioassistenziali fanno dei corsi di formazione per fare questo e lo fanno per lavorare e vogliono essere pagati ed è giusto che sia così. Quindi, se mi date i soldi per pagarli, care istituzioni, se mi date i soldi per pagarli, io vado a vivere da solo e non vi rompo più le scatole. Però, onestamente parlando, se potessi scegliere di andarmene da questa città piena di abilisti, ai quali fa paradossalmente meno impressione che io do un bacio ad un ragazzo piuttosto che
uscire con me al sabato sera, al venerdì sera, quando cavolo vi pare a voi. Potendo scegliere, preferirei andarmene. Io voglio andare via di qui. Non voglio vivere in una struttura. Però, per arrivare a vivere in un'altra città, a me serve aiuto. Mi serve un'ospitalità temporanea, mia e di un cane di cui vi farò passare la foto adesso. Perché se siete contrari ai cani, io rimango dove sono. A lamentarmi forse, ma ci rimango. In cambio, prometto di fare immediatamente tutte le iscrizioni del caso per cercare un lavoro e iniziare da subito in mantenente a contribuire alle spese familiari in ragione alle mie possibilità attuali e future. Per quello che riguarda i commenti, vi voglio dare fiducia. Non voglio moderare. Non vi chiedo di rispondere solo, soltanto ed esclusivamente se poteste fare qualcosa, ma mi basta anche un condivido con tutti i miei amici, condivido su Google Plus, condivido su Facebook. Basta anche questo. Come ho specificato all'inizio, non sono matto, ma avevo bisogno di mettervi in un mood un po' più allegro la settimana scorsa e adesso però urge ritornare seri. Grazie a chi condividerà, me ne accorgo perché io guardo le visualizzazioni, grazie a chi commenterà e grazie se eventualmente ci sarà qualcuno che potrà fare qualcosa di concreto. Spero che abbiate ascoltato tutto il video. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!